Ciao a tutti, da cittadina fabrianese sono qui a riportare di nuovo un faro sul caso della Indesit Company. La Indesit Company è una multinazionale degli elettrodomestici che ha annunciato proprio nella settimana scorsa 1425 esuberi tra Comunanza, Fabriano e Caserta. Ora, questa è un'azienda che ha preso moltissimi finanziamenti pubblici, ma che ora sta delocalizzando in Polonia e in Turchia. È un'azienda che non ha degli utili in negativo, ma anzi in positivo, e nell'ultimo anno addirittura ha avuto un aumento del 90% delle sue azioni. Ora, a noi questa cosa non va giù. E infatti ieri abbiamo fatto un question time al ministro Giovannini, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, in cui ha detto chiaramente che il ministro Zanonato già si sta facendo carico di questo problema, ma noi abbiamo insistito che anche lui si mettesse insieme al ministro Zanonato ad affrontare il problema, perché è il ministro Giovannini che deve portare avanti i diritti di tutti i lavoratori. Ora, sempre in questo question time, il ministro Giovannini ha anche fatto un punto che non bisogna andare contro le politiche comunitarie, perché queste politiche comunitarie nelle politiche comunitarie bisogna considerare il principio della libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali vigenti. Ora, io vorrei ricordare sia al ministro Zanonato che al ministro Giovannini che noi abbiamo una Costituzione e che gli articoli 2, 3, 4 e l'articolo 41 e 42 tengono conto dei diritti fondamentali del lavoro per tutti i cittadini italiani ed inoltre dettano anche quelle regole in cui le imprese non possono andare contro alla libertà dei cittadini. Ma non è finita qui, dato che siamo di fronte a una questione anche europea, posso anche citare il codice di condotta delle imprese dettato dalla Comunità Europea, in cui si considera il fondamentale ruolo delle imprese, ma che queste non possono trarre profitti e vantaggi competitivi che però risultino dal mancato rispetto dei diritti del lavoro e dei requisiti ambientali e sociali. Quindi voglio chiedere a questi due ministri di tenere conto sia del codice di comportamento dell'impresa a livello comunitario, sia la nostra Costituzione e portare avanti i diritti di tutti i lavoratori e fermare questa delocalizzazione che sta portando sempre più in crisi la nostra nazione. Perché se un'azienda prende finanziamenti pubblici dallo Stato ma delocalizza andando fuori dalla nostra regione, questa azienda deve pagare e deve ridarci indietro i soldi che lei ha preso e quello che noi chiamiamo danno alla comunità, quindi deve fare un risarcimento a tutti i territori che adesso sta distruggendo.